Siamo con Roberto Signore, il commerciale della ditta Zarpellon, una ditta veneta vicentina, produttori di formaggio sia di grana padano che di parmigiano reggiano, e a lui chiediamo quali saranno i nuovi prodotti, se ci sono. Voi siete un'azienda storica, quindi con prodotti che richiedono anche delle stagionature, però nel 2012 cosa proponete di nuovo al mercato? Ma diciamo che sostanzialmente cerchiamo di diversificarci sempre di più in un mercato comunque molto saturo come il nostro, spingendo soprattutto sulla qualità dei prodotti. Quindi la grana padano è ovvio che fa sempre parte del grande nome del grana padano, però portare su un formaggio di 20 mesi come quello che abbiamo portato qua oggi è ovvio che rispetto a altri prodotti di stagionati meno, la differenza c'è, e quindi cerchiamo sempre di più di portare avanti col marchio ovviamente del grana una diversificazione che è fatta proprio della qualità, perché non tutti i formaggi possono arrivare a certe stagionature. Il nostro, che ha certe caratteristiche, è bene che venga venduto quando è più buono, cioè a 20 mesi, 22 mesi insomma, mentre le lavorazioni più fresche ovviamente sono un po' più standard di questo insomma. Oltre ad essere produttori, ovviamente in due siti diversi, perché la denominazione di origine di grana padano richiede delle regole, quindi grana padano sopra il Po, parmigiano reggiano sotto il Po, sponda destra, sponda sinistra. Voi siete anche importatori di altri tipi di altri formaggi, sì, principalmente tedeschi, quindi tutto il mondo degli Edamer, dove ovviamente la nostra azienda era nata tra l'altro come una grossa commerciale di prodotti di importazione. Quindi soprattutto l'Edamer, dove abbiamo il nostro marchio di esclusiva, il Paladin, che sicuramente insomma, è uno dei prodotti più apprezzati nel mercato, e quindi tedeschi, Edamer, formaggi poi olandesi, il Masdamer, qui non c'è, ma il Masdam, il Fontal, il Brie, la feta greca, tutti i prodotti insomma, che europei, e ovviamente nell'ambito del nostro servizio, che insomma del nostro assortimento, anche tutti i restanti DOP italiani, di cui non siamo produttori ovviamente, però nel nostro assortimento insomma ci sono anche tutti i prodotti italiani, insomma dai pecorini ai gorgonzola a quant'altro insomma. Perfetto, grazie.